Giuseppe Silvi arriva da Roma e arriva a portare qualcosa di innovativo qui per Fulgor Azione. Parliamo di un parco dell'arte contemporanea e qui siamo nel momento contemporaneo, giusto? Giusto, io ho portato questo strumento elettroacustico, si chiama Stone, è un diffusore tetraedrico, il solido più semplice, ha quattro facce triangolari, quattro triangoli equilateri e mi permette di diffondere il suono in tutte le direzioni dello spazio. Quindi, a differenza di un normale diffusore acustico che ha soltanto un fronte, io con lui riesco a propagare il suono in tutte le direzioni e quindi a dare una dimensione più naturale ai suoni anche elettronici che genero, ecco. Uno strumento, il flauto o il bayan, si propaga nello spazio in maniera sferica, poi ha il corpo che lo ostacola e ci sono delle meccaniche che si innescano dalla forma dello strumento e anche con questo tipo di diffusore è possibile ricreare forme sonore di questo tipo, quindi caratterizzare il suono con dei modi di propagazione nello spazio propri. Come ti è venuto in mente proprio di cercare proprio uno strumento che non fosse naturalmente attualmente in commercio? Beh, questo è un po' tipico dell'atteggiamento del musicista elettroacustico, nel senso che si studia molto, si fa molta ricerca per superare dei piccoli limiti con cui ci si imbatte ogni giorno lavorando e facendo sperimentazione. Una cosa che a me infastidiva molto era appunto questo ostacolo dato dall'oggetto diffusore molto presente e anche molto invasivo nei confronti del rapporto con gli strumenti naturali. Quindi nella ricerca di un modo di propagazione del suono elettronico insieme agli strumenti tradizionali ho pensato questo tipo di soluzione che deriva da una corrente di ricerca sullo spazio degli anni 70 che risale a Gerson, insomma è un filone di ricerca specifico, ecco. Soddisfazione poi dopo alla fine, insomma. Beh, questa è un'ottima occasione, insomma, Siete dei bravi maestri, giusto? è l'ambiente ideale con dei musicisti di altissimo livello che hanno provato sulla loro pelle l'esperienza della spazializzazione in musica nella storia della musica contemporanea e che quindi per me è uno stimolo, ecco, molto importante. Forse anche a continuare questa sperimentazione aggiungendo qualcosa. C'è qualcosa che tu vuoi continuare perché sembra che manchi ancora qualcosa? Beh, sì, diciamo che l'integrazione tra strumento acustico e strumento elettronico non ha raggiunto un equilibrio ottimale. La mia ricerca è appunto in quella direzione. Roberto Fabriciani, qualcosa di speciale e di diverso questa sera. Abbiamo uno strumento che permetterà un'immersione quasi totale dentro la musica e quindi non avere un muro, no? Come ho capito io in pratica davanti, ma ci troveremo proprio all'interno. E poi immagini con elementi sonori che interagiscono direttamente anche con il musicista, in questo caso due strumenti, due grandi maestri, ma anche i giovani forse. Sì, abbiamo, tra virgolette, un debutto di due giovanissime strumentiste aretine che suoneranno in prima la colonna sonora del dittico Méliès, scritto da Cesare Valentini, appunto il viaggio attraverso l'impossibile e il viaggio attraverso la Luna. Insomma, quindi due corti molto belli con una musica straordinaria. La seconda parte, altra prima assoluta,
assoluta, Dulcinea in Canti, un lavoro scritto assieme a Alessandro Sbordoni per la musica, che a noi interagiscono appunto Roberto Masotti quale artista visivo e Giuseppe Silvi come ingegnere del suono per il Life Electronics. Ho già avuto due occasioni qui a Fulgorazione di avere un modo di seguire e vivere, entrare quasi dentro la musica. La prima occasione è stata il primo giorno, quindi l'inaugurazione con l'ottofonia, mi sembra, giusto? E adesso quest'altra occasione qui all'interno. Tra l'altro Silvia ha detto che è uno dei luoghi anche più interessanti perché si presenta veramente molto bene per accogliere questo strumento. Sì, è lo spazio del Fulgor, che è uno spazio anche, oserei dire, curioso per un cinema, nato appunto per il cinema, che ha un'acustica così buona, straordinaria, per fare la musica cameristica, strumenti dal vivo, ma funziona benissimo appunto anche con i mezzi elettronici più sofisticati come questo di questa sera. Una specie di improvvisazione, di interazione tra le parti. Assolutamente, infatti c'è una sorta di improvvisazione con le immagini che si rispecchiano, è un gioco di rimandi che appunto tutti gli artisti in qualche maniera interagiscono in tempo reale uno sull'altro, quindi è anche vero che possiamo immaginare un risultato, ma non sappiamo fino a quando non è fatto quello che veramente viene fuori. L'idea per Fulgor di portare giovani musicisti aretini, quindi da una scuola abbiamo il liceo musicale, ma la cosa interessante è proprio porli su un palco, quindi farli avvicinare al pubblico e far apprezzare già la loro capacità anche. Questo è il motivo principale, anche il mio interesse principale, quello di coinvolgere il più possibile i giovani e dare a loro delle occasioni che sinceramente sono così poche e questo non è giusto. La scuola pecca un po' su queste cose, perché dovrebbe essere forse lei anche che qualche volta si pone verso gli stessi artisti e non essere soltanto un artista come Fabriciani che va alla ricerca dei giovani. Certamente non può essere affidata solo alla volontà di una persona, è un diritto e un dovere per le istituzioni farlo. Arrivano da Milano, in questo caso abbiamo Roberto e Gianluca. Se da una parte abbiamo avuto uno strumento particolare che ci permetterà una diffusione del suono migliore, dall'altra parte abbiamo due computer che
rifletteranno, manderanno le immagini con degli elementi anche sonori, giusto? Elemento visivo, elemento sonoro. Il tutto poi in un insieme anche con due grandi maestri di musica. Certo, diciamo il dispositivo che crea l'interazione fra suono e immagine. Il discorso è di creare un flusso di immagini che si associa alla musica, controllato dal vivo, da Gianluca, mentre la concezione delle immagini è più, diciamo, mia, ma come intenzione, come concezione dell'immagine astratta che può associarsi appunto alla musica. Questo dispositivo che, cioè, come dire, che Roberto già pionieristicamente metteva in moto tanti anni fa, negli ultimi anni lo stiamo ormai collaudando con un notevole successo. Non sono né i musicisti che fanno la colonna sonora di un filmato già fatto, né un visual che intrattiene, quindi i colori, le immagini, le forme che si muovono sugli schermi, in questo caso sono due schermi, creano un flusso di immagini, di colori e a loro volta anche di suoni che, come dire, si accorda o si disaccorda, dipende, non è che per forza devono contrasta o si sposa o, insieme alla musica. Quindi è proprio come se fosse un altro strumento, è musicale, è una musica fatta di immagini. Mi immagino, Roberto, quando ha iniziato, quando forse i computer non erano quelli di oggi. Sicuramente una storia ben diversa, no? Ho iniziato proiettando le diapositive, a dire la verità, e questo facendo delle cose in multivisione, insomma parliamo di decine e decine di anni fa, però alla fine è sempre la ricerca di un rapporto, di risolvere in qualche modo questo annoso appunto problema fra musica e immagine, fra suono e immagine, e la cosa evolve nel tempo, le tecnologie, gli nuovi strumenti aiutano, ma in fondo quello che è, diciamo, la filosofia che è dietro, in fondo è quella. Quella filosofia, Roberto, a distanza di tanti anni, no? Perché possiamo arrivare fino agli anni 70, credo, più o meno, giusto? La gente la recepisce di più, cioè io spesso volte ho parlato con Fabriciani del contemporaneo oggi e del contemporaneo ieri, e come la gente naturalmente si è più, diciamo così, da un punto di vista culturale avvicinata. La recepisce di più perché il campo artistico ha provveduto, diciamo così, negli anni, negli ultimi decenni, ad affermare l'importanza di certi mezzi, di certe proposte che arrivano dal video, dalla fotografia, cioè, qui noi riuniamo non a caso tutte questi aspetti, però flettendoli all'esigenza di farli fluire con la musica, addirittura nell'atto della creazione istantanea, quindi dell'improvvisazione, quindi è anche qualcosa di meno legato agli schemi dell'arte contemporanea, è qualcosa che è in continuo movimento e quindi si aggiorna sulla base dei nuovi interpreti che accettano di confrontarsi con questo o che ti chiamano per confrontarti con questo, come è avvenuto in questo caso. Ma noi abbiamo invece proprio un percorso che si chiama ImproWiseWig, che è l'acronimo di What You See Is What You Get, che ormai sono 6 anni, che almeno 6 anni, che piano piano va proprio anche crescendo, quindi proprio giornalmente capita di ampliare la libreria di immagini, il repertorio, che sono come le note, è come
come aumentare lo spettro sonoro, si aumenta lo spettro visivo, e come dire, la cosa è iniziata appunto un po' a modi di sperimento, di evoluzione di operazioni che aveva già fatto Roberto, e poi insieme l'abbiamo messo a regime, adesso con due schermi, ti aggiusti sempre un po' in modo da essere sempre più comodo e più flessibile nel reattivo, ma anche per essere più agile e reattivo, perché poi appunto la cosa affascinante, il fulcro interessante di tutto ciò è anche il fatto che appunto nasce qui, cioè è frutto del momento live, dell'esserci in quel momento.